Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Troviamo Pit 4-5. Non mi ricordo. Oggi andiamo in miniera perché dobbiamo trovare i diamanti. Ragazzi, servono i cazzo di diamanti. Dobbiamo per forza trovare i diamanti, ragazzi miei. Appunto perché poi ci dobbiamo refullare per andare nel Tempio del Mare. Nel server in cui avevo detto che stavo giocando con i miei amici, no? Abbiamo affrontato un Tempio del Mare, quindi so cosa mi aspetta, ragazzi. Nel mio server, quello con cui sto giocando con i miei amici, ero full iron incantato, avevo una spada in diamante incantata, avevo respirazione. Quindi diciamo che è stata abbastanza easy la cosa. Ma che cazzo ci fai tu qua? Allora, se mi trovate, se mi vedete che sono un po' impedito coi comandi, è perché ultimamente sto giocando un fottio a Creativerse, e su Creativerse bisogna fare le cose strane. Comunque, siamo in miniera, adesso scaviamo per una decina di minuti. Ovviamente vi taglierò poi le varie cazzate, vi terrò solo tipo le cose che vado a trovare. Intanto qui c'è sto ferro e vabbè, fotte sega, prendiamolo. Era oro tra l'altro, però ok. Stavo dicendo, scaverò appunto tutta questa miniera per trovare, speriamo, del diamante. Intanto siamo a livello 24, già stiamo iniziando a scendere. Quindi voglio arrivare un attimino magari alla bedrock, così si trovano i diamantozzi. La prima redstone, oddio non so se è la prima, non mi ricordo se ne ho trovata di altra. Però prendiamola sta redstone perché non si sa mai. Siamo arrivati alla bedrock. Questa che vedete qui è la fottutissima bedrock. Adesso cosa facciamo? Iniziamo a scavare per dritto e vedremo di trovare qualcosa, perché sicuramente qualcosa troveremo con questa tattica, lo spero, presuppongo. Intanto per la bontà dei vostri occhi metto una torcia, luce sia fatta, e iniziamo lo scavaggio. E intanto qui devo salire perché giustamente la bedrock rompe i coglioni. Voglio finire almeno tutto sto piccone. Finché tutto sto piccone non finisce, io non uscirò da questa fottutissima caverna. Almeno sperando di uscire con qualche diamante, perché altrimenti è un cazzo di epic fail. Diamanti! Bomba! Eccoli qua! Eccoli, eccoli qua. Intanto ho anche l'inventario pieno, perché non mi prende sta cosa. Ma eccoli qua i nostri diamanti, cazzo. Vediamo quanti ne abbiamo trovato, se siamo stati sfortunati, abbiamo avuto culo. Ok, già sono 2, 3. Oh, GG, prendiamoli. Primo diamante, che ovviamente non prende perché devo buttare la merda. Dai, fammi prendere il diamante, cazzo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Incredibile, 6 diamanti in un unico posto. Questa è la prima volta che mi succede, ma già 6 diamanti in un unico posto è veramente, veramente una cosa ottima. Intanto mi sta finendo il piccone. Siccome non voglio risalire in casa perché voglio scavare... No, cosa cazzo sto facendo? Perché voglio scavare un altro po'. Allora, farò una... Minchia, sto... che non ho sposto per un cazzo. Farò un'altra crafting table. E praticamente mi creerò una fornace qua sotto, perché tanto abbiamo tutti i materiali per farla. Creiamoci una fornace. Metto a cuocere quel ferro che avevo trovato prima. E mi faccio... No, questo è... Porca troia di coso. Avevo del ferro. Del ferro lo avevo. Non mi dice che ho buttato il ferro qua in mezzo. Se non sbaglio io l'avevo preso del ferro sicuramente. O l'ho lasciato indietro. Oro non me ne faccio un cazzo io dell'oro. Voglio il ferro. Sicuramente l'avrò lasciato. Infatti qui ho lasciato della redstone. Ecco qui dove cazzo è il ferro. Guardate dove. Mi ricordo che l'avevo preso. Mi ricordavo di averlo preso. Eccolo qui. Aspetta che prendo anche questo. Ok. Ok, mettiamo a cuocere sto ferro, ragazzi. Così possiamo... Dove cazzo è? Ok, eccolo qui. Così ci facciamo altri 2 picconi e continuiamo appunto a scavare per questo tunnel, per trovare almeno altri 6 diamanti o almeno un'altra decina. Così già ci possiamo fare sia la spada e sia gli altri pezzi del... Cioè iniziare a creare appunto un'armatura in diamante. Ovviamente devo fare anche un tavolo degli incantesimi, perché voglio incantare almeno un pezzo dell'armatura. E ovviamente voglio incantare la spada, e per questo serve ovviamente l'esperienza. Quindi qualsiasi cosa io trovo qua sotto per expare la prenderò, perché mi serve. Ok, intanto qui abbiamo il ferro, facciamoci questo piccone. Ecco un altro piccone, tanto quello mi sta finendo, sta pala mi sta finendo anche. E continuiamo a scavare, ragazzi. Era meglio che mi creavo anche una cazzo di pala. Non ne ho pale? No, vaffanculo. Altro diamante, bombe.
Iniziamo. Mamma mia, che figata trovare. Cioè, li abbiamo trovati anche relativamente vicini al vecchio punto dove abbiamo scavato i diamanti. Vediamo qui quanti ne abbiamo trovati. E abbiamo sempre tutto attorno. Io sto cazzo di vizio di scavare tipo sempre attorno ai diamanti per vedere quanti ne trovo, ovviamente. Ecco così. Sicuramente questo sarà un blocco da 4. Un rinfocillamento da 4. Vediamo se ne abbiamo. Se ce n'è altri sopra. No, purtroppo. Vabbè, comunque, prendiamo questo. 1, 2, 3. E 4, sì, dai, ottimo. Abbiamo trovato già 10 diamanti, che non è per niente male. Non è per niente male, ragazzi. Finiamo sto piccone e poi ritorniamo in casa e facciamo la spada e i primi pezzi di armatura in diamante. Quindi terminiamo appunto sto piccone in ferro e poi ritorniamo in madre patria, ovvero a casa. Ok, il piccone è finito. E quindi non ci resta che tornarcene a casa. Ecco, lì ci sono i mostri. Possibilmente senza crepare per tornare a casa. Intanto vediamo una cosa. Ok, allora andiamo a casa, ragazzi. Magari uccidiamo sto stronzo. Ok, andiamo. E Tom. Tanto sto gioco non so che cazzo ha Minecraft, ma mi lagga troppo in sto mondo. Cioè, raga, veramente. Vado a 25 FPS, una cosa impressionante. Non so veramente perché mi debba laggare così tanto. Però. Ok. Allora, eccoci qua. Facciamo. Legna ne abbiamo. Ovviamente no. Allora, intanto buttiamo tutta sta merda perché veramente non me ne faccio un cazzo. Andiamo a prendere. Ascia ne ho? Sì, ok. Andiamo a prendere il legno per fare gli sticchietti. Intanto mangiamoci la carnazza qui di pecorella. E andiamo a spaccare qualche alberello. Oh, mi lagga solo in sto punto comunque. È assurdo. Cioè, perché come vedete qui lagga. Se guardi in basso, ovviamente non. Vabbè, non ne ho veramente idea perché sto cazzo di gioco debba laggare. Comunque, facciamo la cesta. Perché ci devo mettere dentro le cose. Anzi, la facciamo doppia. Ancora non era doppia sta merda. Vaffanculo. Ok. Ci mettiamo dentro tutte ste cose. Che onestamente non mi servono ogni volta da portarmi in giro. Perfetto. Il secchio dell'acqua me lo tengo perché non si può mai sapere. Anche il carbone me lo tengo. E faccia. Dove cazzo è il legno? L'ho posato anche quello. Non dovevo posarlo. Ok. Facciamo gli sticchietti. Ok, e facciamo la spadazza in diamante. Eccola qui. Questa spada in diamante non la utilizzerò per andare in miniera. Quindi questa me la tengo qui, bella, bella tranquilla. Ma la utilizzerò per andare a trovare quei maledetti pesci là sotto. Idem, tutta l'armatura in diamante che mi andrò a fare. In teoria posso fare il cappello, che servono 1, 2, 3, 4 e 5. No, 5 pezzi per il cappello. 6, 7, 8 e 9. No, cazzo, minchia, non posso. Per un pezzo di diamante non posso farmi il cappello e gli stivali. Ma intanto ci facciamo il cappellozzo e lo mettiamo qui nella cesta. Raga, perché non me lo porto là sotto. Perché sopra, là sotto posso, cioè in miniera posso sopravvivere benissimo anche con l'armatura in ferro che ho indossata. Onde, se, cioè per evitare di morire là sotto e cazzi vari. Che tra l'altro se muoio non mi respawno. Questa è una cosa da non sottovalutare. Appunto, comunque lo lascio qui perché non voglio che si sciupi, che si usi. Comunque, sti cazzi, la lascio qui perché è meglio così. Lascio anche qui in diamanti. Prendiamo intanto sto ferro grezzo. E l'ultimo quello che c'è, cioè, oro grezzo. E lo metto anche dentro la cesta. Che non so che cazzo farmene. Però, se ce l'hanno fornito, appunto, ce lo dobbiamo tenere. Quindi, anzi, direi di farci altri due picconi. Anzi, facciamone 1, 2, 3. Facciamoci altri 3 picconi. Però, ovviamente, non posso perché mi manca il ferro che ho messo qua dentro. Ok, facciamoci i picconi. Così, a posto. Penso che questi picconi se ne faccio anche un altro. Così, proprio vado là sotto e proprio devo picconare come non mai, raga. Proprio voi non avete idea di come io debba picconare per trovare appunto i diamanti per farmi tutta la cazzo di armatura. Abbiamo 4 piccozzi. La carne dove minchia è? L'ho finita tutta. Ok, qui c'è una cosa di carne. Che mi può anche bastare per andare là sotto. Quindi, ragazzi, adesso io vado a picconare un altro pochetto. Vado a picconare un altro po'. Vediamo da quanto sto registrando. Intanto, da 20 minuti.
Adesso vado a piccolare un altro po', però non registro, ragazzi. Così appunto vediamo di trovare qualche altro diamante. Così non vi rendo noioso il tutto. Già questa cosa vi è bastata. Nel prossimo episodio voglio andare ad esplorare quella zona lì, per vedere se magari troviamo un cavallo. Comunque qualche altra zona, tipo trovare una mesa, non lo so. Trovare, comunque esplorare un attimino il mondo. E poi ovviamente vedremo di completare l'armatura in diamante. Come sempre, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su. E ciao ciao. Ho appena finito di scavare, dopo quasi tipo boh, 20 minuti, ho trovato 18 diamanti, 13 lapislazzuli, 2 stack da 64 di redstone. Adesso sono stato bloccato da un simpatico fiume di lava. Siccome sono senza vita, adesso penso di tornarmene a casa.